Benvenuti al nuovo appuntamento con il Domenicale. Celebriamo oggi la quarta e ultima domenica di Avvento. Ascoltiamo ora la presentazione delle letture e poi il Vangelo, accompagnati dalla meditazione artistica di Monica Michelotti. La quarta domenica del tempo di Avvento ormai ci proietta nella celebrazione prossima del Santo Natale. La logica è quella dell'annuncio e del compimento. Così nella prima lettura leggiamo il testo di Isaia 7:10-14 che ci ricorda la profezia dell'antico profeta che annunciava un intervento straordinario di Dio. La Vergine concepirà e partorirà un figlio. Tutto questo si concluderà poi e si porterà a compimento nella nascita virginale di Gesù, raccontataci quest'anno dal Vangelo di Matteo. Due elementi vorrei sottolineare. Il primo è l'elemento della novità, perché la Vergine che partorisce diventa poi anche nella tradizione legata al Messia qualcosa di un intervento straordinario di Dio. Il secondo della familiarità, un intervento dentro una famiglia concreta che riceve in Maria, ma anche in Giuseppe, una missione particolare, e d'altronde a Giuseppe viene ricordato quel bellissimo testo del profeta Michea e egli salverà suo popolo dai suoi peccati. Lo recitano ancora gli ebrei nel giorno dello Yom Kippur, nel giorno della purificazione: tu getterai i nostri peccati in fondo al mare. C'è davvero un nuovo inizio che è possibile soltanto perché Dio interviene in questo modo. La seconda lettura è il testo della lettera ai Romani. Abbiamo la più grande presentazione e indirizzo di tutte le lettere di Paolo e sottolinea un aspetto importante, da quella chiamata che è da Dio fino alla chiamata ai santi che sono in Roma. Nel mezzo l'opera del Vangelo che si compie, nato secondo la carne, dalla stirpe di Davide, costituito figlio di Dio con potenza nella sua risurrezione. L'evento del Natale dunque non è soltanto la nascita di un bimbo, una cosa straordinaria, ma è la nascita del figlio di Dio. Così lo celebreremo domenica prossima, così oggi ci prepariamo nell'attesa di questa gioia. Dal Vangelo secondo Matteo. Così fu generato Gesù Cristo. Sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Però mentre stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti, il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Ella darà alla luce un figlio, e tu lo chiamerai Gesù. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati». Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: «Ecco, la Vergine concepirà e darà alla luce un figlio. A lui sarà dato il nome di Emanuele, che significa Dio con noi». Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore e prese con sé la sua sposa. Dopo aver ascoltato il Vangelo di oggi, vorrei sottolineare con voi un aspetto. Il Vangelo di oggi viene spesso accompagnato alla prima lettura tratta da Isaia con il dialogo tra Isaia e Acaz e il segno che il profeta consegna al re, la nascita del bambino, la nascita di colui che sarà per il regno fonte di speranza, di un futuro, e non si consumerà tutto appunto nella distruzione di Gerusalemme. E queste due letture sono messe assieme appunto perché si vede nella nascita di Gesù il compimento di quella nascita dalla Vergine, dell'Emmanuele, del Dio con noi, portatore non solo di speranza ma anche di salvezza e di pace duratura. Due letture che il Natale spesso ci mette dinanzi, e non solo,
però dove abbiamo di fronte a noi non solo l'annuncio del segno dato da Dio e il suo realizzarsi di questo segno, appunto perché il bene che Dio desidera fare lo compie, e lo compie anche indipendentemente da quello che è la volontà dell'uomo. E in queste due letture vediamo l'atteggiamento di due uomini che si confrontano con la parola di Dio, che si confrontano con l'annuncio che viene loro dato. Due uomini che reagiscono in modo completamente opposto. Se da un lato abbiamo il re Acaz che rifiuta di accogliere la parola del Signore, rifiuta di chiedere un segno così come gli viene chiesto e decide di rinchiudersi dentro le proprie logiche e i propri ragionamenti e strategie e dinamiche di potere, dall'altra parte abbiamo invece un uomo che ci viene presentato come giusto, come attento, come sempre in ricerca e desideroso di compiere il bene. Ed è questo che predispone Giuseppe non solo ad accogliere l'annuncio dell'angelo, ma poi a farsi custode, carico di quella che poi chiamiamo la Santa Famiglia. Un confronto della propria vita con la parola che il Signore mette sulla nostra strada. Allora, il Signore ci parla e ci parla in molti modi e in molte occasioni, ma dipende poi qual è la nostra disponibilità a metterci in ascolto della parola del Signore, qual è la nostra disponibilità a far sì che la nostra vita si lasci interrogare sul serio dalla parola del Signore. E anche dipende molto dalla nostra disponibilità a decidere quanto vogliamo mettere in gioco della nostra vita, quanto siamo disposti a prendere il largo dalle nostre sicurezze, dalle nostre certezze, quanto siamo disposti a credere che la parola che ci viene annunciata sia una parola che si realizzerà, anche se sulla breve distanza, se sul momento sembra impossibile. C'è sempre un certo scarto di incertezza, di dubbio, anche di perplessità a volte se ci confrontiamo con la parola di Dio, ma soltanto se scegliamo di fidarci vedremo anche le opere più straordinarie. A così poco tempo dalla celebrazione del Natale, certamente questo Vangelo è un invito grande a confidare nell'aiuto di Dio, confidare in quelle che sono le possibilità che il Signore ci mette dinanzi, e a prendere anche la nostra vita con maggiore serenità, maggiore coraggio, e a volte incamminarci per strade che sul primo momento possono sembrarci impraticabili, ma che diventano possibili con l'aiuto di Dio. Per oggi ci fermiamo qui e vi auguro una buona domenica, arrivederci alla prossima settimana.